Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati e se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, prepartita, video prepartita del derby Inter Milan, derby fondamentale per il proseguio della stagione, potrebbe essere un punto di snodo, un crocevia per noi e per il nostro campionato. Prima di cominciare però ragazzi, gentilmente vi chiedo di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, oggi il derby è una partita fondamentale, difficile, difficilissima, non è mai... Anche se dovessero esserci le stagioni dove una squadra è nettamente più forte dell'altra, non è mai una partita da risultato scontato. Potrebbe tranquillamente accadere l'imponderabile, l'impossibile, come sempre, come spesso capita nei derby. Detto questo, come ci arriviamo noi? Ci arriviamo, mi verrebbe da dire, con le solite defezioni. Infatti, nella conferenza stampa di ieri il mister ha detto che mancheranno Ibra e Giroud. È recuperato Tomori, che però difficilmente partirà dal primo minuto, e quindi ci saranno ancora una volta Kalulu e Romagnoli. Ci arriviamo dopo 2 settimane di riposo, dove si spera che qualche giocatore in appanno tipo Brahim Diaz possa aver recuperato un attimino di condizione, un attimino di brillantezza, anche se dovrebbe lo spagnolo partire dalla panchina in favore di Kessié, che verrebbe avanzato a posizione da trequartista dove tanto bene ha fatto nella partita contro l'Empoli, con in mediana Tonali e Bennacer. Andiamo con la probabile formazione completa e poi facciamo una rapida un sommario, una rapida analisi. Modulo solito 4-2-3-1 con Maignan in porta, a destra Calabria, Kalulu e Romagnoli centrali, con la possibile, anche se difficile, sorpresa di Tomori. Vediamo, ripeto, difficile possa partire dall'inizio. A sinistra Theo Hernandez, che ricordiamo essere diffidato, alla prossima ammonizione scatterà la squalifica. Mediana con Bennacer e Tonali. Sulla tre quarti Leao a sinistra, molto probabilmente che sì, trequartista con Brahim Diaz che va in panchina. A destra solito ballottaggio tra Selemakers e Messias. In avanti, causa indisponibilità di Ibra, ci sarà Giroud dal primo minuto, nel quale sinceramente confidiamo tanto e dal quale ci aspettiamo, insomma, un gol pesante, un gol di quelli importanti, anche se finora i gol di Giroud raramente sono stati, anzi mi verrebbe da dire quasi mai sono stati banali, nel senso che comunque si è segnato contro la Roma, ha segnato, ha dato il via alla rimonta col Verona, ha praticamente chiuso la partita con il Cagliari inizio campionato. I gol non sono stati banali, ma un'eventuale rete oggi sarebbe sicuramente quella più importante in rossonero. Ci sarà Marco Lazetic in panchina e vediamo come va la partita, ma potrebbe magari esordire. Chissà che nella meravigliosa parte romantica del mondo del calcio non ci sia magari spazio per Marco Lazetic per risultare, che ne so, magari l'eroe del derby. Sarebbe veramente molto molto bello, molto molto toccante, ecco. Come scrivo nell'editoriale di oggi, una vittoria è possibile perché possiamo vincere contro tutti.
però avrebbe un valore molto pesante, molto importante, punto primo perché permetterebbe di non dire addio al sogno scudetto, perché diciamoci la verità, un pareggio o una sconfitta alla luce della partita che ancora i cartonati hanno da recuperare, significherebbe mettere una pietra tombale sull'ambizione, sul sogno scudetto. Vincere invece, oltre che non abbandonarlo, significherebbe rilanciarsi, significherebbe alimentarsi, ma significherebbe dare anche uno schiaffo morale a tutti i detrattori, a tutti i miscredenti che non credono nelle qualità, nelle capacità di questo Milan e che magari credono che il Milan resterà fuori dalla lotta a Champions. Sarebbe un colpo anche per coloro che non ritengono il Milan un gruppo unito, un gruppo coeso, una vera e propria famiglia. Avrebbe diciamo, dei risvolti importanti in più ambiti. Noi saremo lì, ore 18, a sostenere i ragazzi, cercheremo di portarvi qualche contenuto. E poi ci saremo sempre nel pre-partita, con dichiarazioni, nel post-partita, con la conferenza stampa, pagelle, analisi e pagelle video con me qui su YouTube. Ci siamo sempre noi di Milan Inside e speriamo di avere tutti un bellissimo sorriso in maniera da elargire, in maniera da diffondere un po' di gioia e un po' di senso di appartenenza che negli ultimi anni, prima dell'anno scorso, sì, era un po' persa. Ricordiamoci da dove veniamo, ricordiamoci chi siamo oggi più che mai. Io vi ringrazio ragazzi, vi ricordo ancora una volta gentilmente il like, iscrizione, campanellina, tutti i profili social, il sito internet, il mio profilo personale di Instagram. Rimanete collegati, vi porteremo tutto ciò che riguarda il derby, non solo oggi, più in generale, ma oggi più che mai. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan!